Mister, l'Arezzo comincia con un pareggio che arriva in rimonta. Possiamo dire che è stato decisivo il cambio di modulo nell'intervallo dopo un primo tempo così e così. Un primo tempo dove loro ci sono stati superiori, noi eravamo timorosi, ci prendevano sempre nell'ampiezza, non riuscivamo mai a fare le scalate, quindi ho deciso di andare a specchio con loro, di variare struttura dove noi siamo abituati anche con questa struttura, perché noi siamo una squadra che durante gli allenamenti lavora molto sulla fase di palleggio, della distribuzione. Poi per esempio per il secondo tempo non c'è stata partita, ho visto un grandissimo Arezzo sulla qualità di gioco, sulla distribuzione, ma la cosa più bella penso che ci inorgoglisce è che abbiamo cercato di vincerla fino alla fine. Okay? Cioè fino al 93esimo non ci siamo mai accontentati. Contro un'ottima squadra, attenzione. Non hanno un nome altisonante, ma i giocatori che hanno nell'organico sono ottimi giocatori. Ecco, le chiedo la formazione del primo tempo, ovviamente l'aveva detto sabato, non la indovinerete mai, infatti sono state comunque delle novità importanti, le chiedo perché quella formazione lì? Perché? Perché Masciangelo l'ho visto come quinto meglio di Sperotto e Masciangelo ha fatto un buon primo tempo, l'ho tolto perché ho cambiato sistema di gioco e perché ritengo che inizialmente non potevo giocare contro una squadra che gioca in verticale con due uomini, vale a dire baricentro basso e tre quarti, Benetucci e Peterman con due punte più tremolate. Quanto è importante il gol per Cori, un attaccante sul quale lei ha sempre scommesso? Adesso è facile parlare di Cori, andate a rimembrare ciò che ho detto quando ho portato Cori ad Arezzo. Ecco, le chiedo se si aspettava questo Arezzo all'esordio per quello che era stato il precampionato e a che punto è la squadra, che risposte le ha dato al di là Io ho poi del detto risultato. sempre calcio d'agosto non ti conosco, il campionato è un'altra cosa, noi dobbiamo migliorare tantissimo, però è una squadra che diverte, è una squadra giovanissima, è una squadra che gioca a calcio. E nulla, dobbiamo migliorare, però penso che è una bella squadra.